Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, l'apertura la dedichiamo alla cronaca. Hanno protestato, sono in 25, ma potrebbe essere anche di più, che hanno bloccato la strada di collegamento tra la statale 114 e lo svincolo per Belvedere, all'altezza insomma dei centri commerciali. Si tratta di cittadini di nazionalità pakistana, afghana e anche della Costa d'Avorio. Protestano perché da mesi non percepiscono la retta, 20 euro circa, insomma, che viene loro data nello stato in cui sono, nell'attesa di essere rifugiati politici. Siamo andati sul posto, abbiamo registrato questo pezzo. Quella che vedete è la strada di collegamento tra l'autostrada, lo svincolo di Belvedere e la zona della strada statale 114. È occupata, come vedete anche dalle immagini, occupata da diversi extracomunitari che sono alloggiati in un centro di seconda accoglienza che è proprio qua vicino all'altezza dell'albergo che si affaccia alla zona dei centri commerciali. Strada barrata, stanno protestando da questa mattina, da circa un'ora e mezza, perché non viene loro corrisposto, almeno questo dicono, da circa tre mesi, da quando cioè sono qui sul suolo italiano. Le rette che dovrebbero toccare a chi in realtà sta qui in attesa del permesso di soggiorno o comunque di riconoscere lo status di rifugiato politico. Una situazione per certi versi incandescente, per la quale stanno operando polizia, carabinieri e anche altre forze dell'ordine, innanzitutto anche i vigili urbani, soprattutto per evitare che il traffico si immetta proprio sulla strada, che è anche una via di fuga, lo ricordiamo, nei centri commerciali, e quindi evitare che si facciano ingorghi. Il traffico ovviamente nella zona nord, la parte dell'autostrada, è deviato verso Belvedere, nella zona sud invece, nella parte del mare, insomma zona est, viene direttamente inglobata verso Siracusa, quindi non si transita, almeno fino a questo momento, in queste parti. Cambiamo argomento, primo giorno di scuola anche in provincia di Siracusa, ci siamo recati in quella che è divenuta la scuola simbolo della città, il plesso della Kindemi di via Algeri. Vediamo com'è andata oggi. Primo giorno di scuola per molti dei bambini di Siracusa, gli studenti di Siracusa, in particolare la scuola Kindemi, anche oggi apre come tutte le altre le proprie porte alle scolaresche. Scuola Kindemi che è diventata nelle ultime settimane un simbolo di rinascita, ma anche di come tutta la cittadinanza possa mettersi insieme per dire no o alla violenza o comunque alla sopraffazione. Ricordiamo, nelle ultime settimane la scuola Kindemi è stata vittima di notte di un assalto da parte di vandali che hanno in parte distrutto buona parte del mobilio, hanno insozzato le pareti. Poi nei giorni successivi c'è stata anche quella raccolta di società civile e di associazioni che si sono dati da fare, in un primo momento per la ripulitura della scuola, poi la pittura della scuola e adesso il primo giorno di scuola che riapre in maniera dignitosa le porte alle scolaresche, ormai fuori da quel momento di vandalismo. Ma anche per il resto delle scuole siracusane le lezioni dovevano iniziare giorno 17, mercoledì, ma sono iniziate prima per l'autonomia scolastica, soprattutto per quanto riguarda gli istituti comprensivi, le scuole elementari, dell'infanzia e le medie. Per gli istituti superiori inizieranno invece a scaglioni. Sono 61.000 gli studenti delle scuole siracusane, i docenti a tempo indeterminato quasi 5.000, ai quali si aggiungono i supplenti a tempo determinato o a per supplenze brevi. Oggi intanto, per favorire la familiarità tra i bambini, molte scuole hanno organizzato la cosiddetta festa dell'accoglienza. Intanto sono già programmate l'incontro tra i genitori e gli insegnanti per fare il punto sugli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno scolastico. Nelle settimane scorse le spese consuete per l'inizio di ogni stagione scolastica. Per la politica, ore contate per l'assessore regionale all'ambiente Maria Rita Sgarlata. Il governatore Crocetta ne ha anticipato l'allontanamento per mancanza di fiducia, dice, dopo la dichiarazione della Sgarlata relative alla piscina e all'allontanamento del sovrintendente Basile.
Sembrerebbero contate le ore per l'assessore regionale all'ambiente Margherita Sgarlata. Dopo le dichiarazioni di venerdì del governatore Crocetta, già nella giornata odierna si attenderebbero novità da Palermo circa il futuro dell'assessore nell'esecutivo regionale. Potrebbe quindi costare la questione della vicina prefabbricata installata nella Villa al Mare. Al governatore, che venerdì sembrava essere in attesa delle dimissioni, non sarebbe piaciuta la difesa dell'assessore, con le accuse sulla gestione dei beni culturali svenduta al PDR del deputato siracusano Pippo Gianni, che difenderebbe gli interessi dei costruttori. Una dichiarazione che avrebbe provocato la reazione del presidente. La Sgarlata nel fine settimana ha sostenuto di non avere mai in realtà parlato di assessorato svenduto. Intanto la vice segretaria del PD Maria Spicola ha provato a salvare l'assessore al territorio dal licenziamento, ma l'umore del presidente non sembra cambiato. Sulla vicenda della sovrintendenza di Siracusa non parteciperò ad alcun incontro con Crocetta perché è totalmente inutile, ha affermato il leader dei Green Italia Fabio Granata, che ha continuato parlando di comiche finali del peggior governo della storia della Sicilia. Ma se qualcuno ritiene di aver aperto la strada a palazzinari e speculatori, prosegue Granata, ha fatto male i suoi calcoli. Dal parco Neapolis alle mura di Onigiane, da 3.000 al Plemmiro, dal Porto Grande alle ville storiche, creeremo una vigilanza politica senza precedenti per bloccare ulteriore scemento e altre offese alla città, patrimonio UNESCO. Ci auguriamo, conclude Granata, che Beatrice Basile possa far valere le sue ragioni in ogni sede e che l'architetto Rizzuto abbia senso di responsabilità, liberandosi da ogni condizionamento. Andiamo al Vermexio, dove questa mattina c'è stata una riunione tra la conferenza Comune Autonomie con l'ordine del giorno, tra l'altro, l'individuazione delle risorse per le circoscrizioni e i servizi idrico e igienico. Sentiamo. Le circoscrizioni chiedono più voce in capitolo, in special modo per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, ma non soltanto, chiedono l'applicazione di tutte le regole. Sì, sì, questo è uno degli incontri scritti nel regolamento, quindi noi stiamo rispettando. Oggi parleremo delle varie problematiche che l'amministrazione ha in campo e faremo partecipe tutti i presidenti della commissione, così dei quartieri, delle circoscrizioni, così come chiesto. Parleremo oltre del servizio idrico, anche abbozzeremo delle dinamiche, delle problematiche del bilancio e quindi insomma ci sarà un confronto aperto e spero costruttivo. Sono circoscrizioni che più di altre chiedono una sorta di autonomia? Beh, ci sono le circoscrizioni di Cassibile e Belvedere, che naturalmente c'è un forte campanilismo, diciamo, all'interno di quei quartieri, ma giustamente anche la connotazione storica e geografica li rende diversi rispetto agli altri. Comunque l'attenzione è su tutti i quartieri, perché ognuno ha un problema specifico e caratteristico. Siamo qua per richiedere all'amministrazione una maggiore attenzione per ciò che riguarda le funzioni delle circoscrizioni, in particolare ovviamente per ciò che riguarda le regole, quindi il regolamento in vigore, perché questo regolamento stenta a decollare. Ci sono delle regole molto sbilanciate verso un decentramento, diciamo, qualificato, così come è stato voluto dal legislatore, e noi chiediamo che queste regole vengano applicate. Oggi tra l'altro discutiamo anche dell'applicazione della prossima gestione del servizio idrico integrato, del servizio di igiene urbana ed anche del prossimo bilancio, che si innesca quindi nel discorso dell'autogestione da parte delle circoscrizioni. Noi riteniamo che le municipalità, quindi le circoscrizioni, debbono far parte, così come fanno parte sulla carta, ma effettivamente devono far parte della macchina amministrativa. O siamo una catena unita o altrimenti, ecco, questa catena si rompe e per cui quelli che sono penalizzati sono i cittadini. Con questo servizio chiudiamo la prima parte del telegiornale. La seconda parte è dedicata esclusivamente a una corposa pagina di sport. La vediamo insieme tra pochissimo. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Supermercati Gemar. Cerca il punto vendita più vicino a te.
Senza di voi non siamo nessuno. Siracusa siete voi. In campo rappresenteremo la vostra città, la vostra bandiera. Indosseremo i vostri colori. Suderemo la vostra maglia. E allora torniamoci insieme. Mangiamo insieme. Riportiamo la Dusty Fast. Contiamo su di voi. Residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Spazio alle passioni. Da Brico Center trovi tutto il necessario per il fai da te. E non solo. Questo mese in offerta. Idropittura bianca 16 litri, 16,90. Trapano a filo Black & Decker, 49,90. Compressore 50 litri, 89,90. Scrivania porta PC, 59,90. Armadio 2 ante e 2 cassetti a 69,90. Box doccia, 49,90. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino presso il Parco Commerciale Belvedere. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. Parliamo di calcio, parliamo appunto di una novità dell'ultima ora, entrata proprio da pochissimo, una notizia che il Siracusa si è assicurato le prestazioni dell'attaccante Carbonaro. Come sapete, Carbonaro era in procinto, già l'anno scorso vestiva la maglia azzurra, era adesso al Paternò, ma proprio col Paternò non ha giocato ieri, primi sintomi di scricchiolie e soprattutto di rottura con la società paternese, così è avvenuto e Carbonaro, e questo è il comunicato ufficiale della società, vestirà anche il prossimo anno, per questa stagione, la maglia del Siracusa. Si rafforza quindi questo Siracusa che ieri ha sofferto ancora ed è riuscito a agguantare il pareggio soltanto sul finire. Sentiamo che cosa il servizio di Paolo Scatà. Pareggio nell'ultimo tentativo di attacco per il Siracusa in quel di Paternò contro la squadra locale, che già pregustava una clamorosa vittoria sugli azzurri di Peppe Anastasi. Uno squalificato per parte, Grasso per il Siracusa e l'ex Garrasi per il Paternò.
con il mister Aretuseo che propone in porta l'esperto Vitale. Orefice e Pettinato sono al centro della difesa, con ai lati Montella e Orlando. A centrocampo operano Mascara e Arena in mezzo, con Petrullo e Carpinteri esterni. Panatteri e Contino sono le due punte. Nel Paternò dentro 5 dei 6 nuovi arrivi. C'è in porta l'ex Aretuseo Polessi, 44 anni, suonati. Brutto primo tempo con l'unico tentativo del Paternò al decimo con Sinatra, palla che si perde alta, e la risposta degli azzurri al 29esimo con una buona torsione di testa di Contino per Panatteri, conclusione sballata. Al 38esimo il giovane Aretuseo Carpinteri viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo di mani, e allora Anastasi, 3 minuti dopo, manda in campo il sortinese Scarano per capitan Mascara, che non la prende bene. Nessun'altra emozione nella prima frazione di gioco, e ripresa che si apre subito con Listro al posto di Petrullo. Al 12esimo il Siracusa ha la migliore palla gol dell'incontro. Da un corner di Arena svetta Pettinato, che spedisce clamorosamente fuori di testa. Al 20esimo ci prova Scarano dal limite dell'area, ma la difesa di casa mette in angolo. Paternò timoroso, nonostante l'uomo in più, che ci prova soltanto con conclusioni da lontano. Al 32esimo il destro di Sinito viene accompagnato fuori dal portiere Aretuseo Vitale. Ma quando la gara sembra finire sullo 0-0, avviene l'incredibile. Al 92esimo Sinito se ne va sulla destra, supera Pettinato, mette in mezzo per il ghanese Opoku, che spalla alla porta, si gira e batte Vitale. Il Siracusa non ci sta, e col sangue agli occhi nell'ultima azione disponibile al 94esimo con Panatteri trova il giusto pari. Un punto nelle prime due giornate come l'anno scorso è veramente poca cosa. Domenica prossima arriva il Modica, occorre al più presto cambiare rotta. A fine gara vede il bicchiere mezzo pieno il tecnico del Città di Siracusa, Giuseppe Anastasi, colpito dalla carica della sua squadra. Sentiamolo. Allora, mister, partiamo dal risultato acciuffato all'ultimo momento. Voi partite da quel momento là, io partiamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio, che invece abbiamo fatto i primi 20 minuti, abbiamo avuto due palle gol. Dopodiché non so come definire l'arbitraggio, lascio decidere voi, ma secondo me non è adeguato a certe categorie. Non si può vedere una cosa del genere dopo 20 minuti, lasciare in 10 una squadra, a prescindere da qualsiasi squadra. Non dico che ha dato dei vantaggi al Paternò, ma sicuramente ci ha dato qualche deficienza in più nel reparto nostro. Quindi che devo dire alla squadra che ha recuperato una partita in 10 uomini per 70 minuti? Devo dire solamente che abbiamo avuto la forza di reagire, perché reagire negli ultimi 2 minuti non è una cosa semplicissima. Invece abbiamo visto Tonio Refice, che ha fatto quello che doveva fare, è andato in attacco, ha fatto quello che in settimana proviamo sempre, che è quella là del carattere della squadra. Mister, domanda scontata, la sostituzione di Mascara? No, Peppe è stato sostituito non per motivi proprio tattico, mancava un centrocampista di rottura in mezzo al campo, ho messo Scarano. Peppe Mascara è per noi un punto di forza, un punto fermo della squadra, soltanto ci sono delle partite dove in questo caso l'arbitro ci ha messo in difficoltà. Ho lasciato Contino e Ignazio Panatteri perché mi davano fisicità là davanti, e il signore ha voluto che ci ha dato ragione. Parlare delle partite precedenti mi viene un po' difficile, però devo essere sincero, siccome in settimana l'abbiamo vista diverse volte con i ragazzi, ti posso garantire che anche contro lo Scordia abbiamo fatto una gran partita. A questa squadra quella partita è mancato secondo me la cattiveria di vincere, invece oggi ho visto una squadra di eccellenza, ho visto una squadra con il carattere dell'eccellenza, quindi questo qua per me mi lascia ben sperare. Dalla parte del Paternò, squalificato Panatteri, quindi non si è potuto presentare nemmeno ai microfoni, invece c'è la presidente, Stefania Amato, avvocato. Sentiamo. Sicuramente il rammarico, l'arrabbiatura no, perché comunque è una squadra montata in 48-72 ore, quindi dico, secondo me è una bella squadra. Devo dire che possiamo crescere, mancano un paio di elementi, la prossima settimana avremo due new entry che poi comunicheremo martedì. Quindi dico, migliorando, mettendo qualche puntino sulle i in attacco, riusciamo sicuramente a essere competitivi con tutte le squadre. L'abbiamo dimostrato oggi col Siracusa, mancava ancora qualcosa,
normale. Panitteri al solito fa i miracoli, lo chiamerò ormai il mago perché fa squadre in due giorni, quindi alla fine anche grazie al consulente tecnico Pecoraro siamo riusciti ad avere, diciamo, questi giocatori che devo dire sono contenta di tutti. Finalmente la squadra mi piace al di là del risultato, cosa sono più contenta oggi che quando abbiamo vinto col mister Bianco, quindi questo sta a dire che a me piace il bel calcio, cioè non mi piace solo la vittoria e devo dire che oggi abbiamo giocato bene. Adesso saliamo di categoria, andiamo in Serie D dove il Noto ha esordito in casa, si fa per dire in casa, era sul neutro di Palazzolo, pareggiando 0-0 contro il comprensorio Montalto. Fino ad un mese fa non esisteva nemmeno una squadra. Oggi Noto in campo per la seconda giornata del campionato di Serie D. Già questo appare come un miracolo a cui il tifoso attento, ma anche il semplice sportivo, ha saputo dare il giusto peso. Pertanto non ha di certo scoraggiato gli aficionados. In una ancora calda domenica di settembre la trasferta a Palazzolo a causa della perdurante indisponibilità del Palatucci. Ma è soltanto un pareggio a reti inviolate con un gol annullato ai padroni di casa sul finire di gara per posizione irregolare del finalizzatore. La gara, Noto comprensorio normanno, inizia con il sincero abbraccio tra i due allenatori Di Sole e Nappi, entrambi con un passato nella Fiorentina. In campo tra le due squadre, nella classica tenuta granata con bande bianche il Noto, bianco-celeste a righe verticali calabresi, invece pochi complimenti e nei primi 10 minuti si vedono già due conclusioni in porta, una ciascuno sebbene di poche pretese. Entriamo nel dettaglio, al 12esimo grande azione sulla sinistra di Rizza che si beve l'avversario e mette al centro un pallone per Tancredi che tira forte ma a lato. Intorno alla quarto d'ora due opportunità capitano prima D'Angelo che lascia la difesa per dar man forte su calcio piazzato, la palla finisce a fil di palo e poi a Rabbeni che tergiversa un po' prima di calciare in porta e quando lo fa il portiere ha già chiuso tutti gli spazi. Passato il momento si rivedono in avanti gli ospiti al 17esimo ma il tiro insidioso finisce a lato. La partita vive una fase di stanca dove i padroni di casa, pur provando continue verticalizzazioni, non pungono, mentre gli ospiti si limitano ad effettuare qualche ripartenza. Al 39esimo, prima forzata sostituzione, esce Saani, in sofferenza muscolare, entra Calabrese. Al 41esimo ancora Rizza, dalla sinistra, prova ad innescare i compagni d'attacco, ma nelle gambe ancora non c'è forza esplosiva e a sufficienza e Ramunno è chiamato ad una parata non particolarmente difficile. Il primo tempo finisce a 0-0. La ripresa inizia con i medesimi ritmi, il primo tiro in porta, un colpo di testa con poche pretese di Calabrese al sesto, sempre su cross di capitano Rizza, il portiere blocca in presa alta. Al decimo c'è una ghiotta opportunità per i padroni di casa, in 4 contro 3, ma Tancredi non vede proprio la porta e tira fuori. 2 minuti dopo viene sostituito Butera. Al 13esimo panico in area granata con un batti e ribatti e anche qualche colpo proibito visto dall'arbitro che fischia il fallo fermando l'azione. Intorno alla mezz'ora calcio di punizione alla sinistra, quasi un corner corto in area, colpo di testa a schiacciare e sfera di poco al lato della porta difesa da Ferla. Al 35esimo il gol annullato per segnalazione dell'assistente di linea numero 1 per una presunta posizione irregolare di Calabrese, molto contestata. Al 42esimo terza ed ultima sostituzione esce Rabbeni ed entra Canzonieri. 3 minuti di recupero ma il risultato non cambia. In promozione, calcio sempre, il Belvedere fa l'exploit all'esordio in casa nel campo di Via Lazio, fa suo l'incontro con una blasonata l'Atletico Catania decaduto ormai. Dopo la sconfitta a Gela, il Belvedere esordisce in casa facendo fuori una blasonata. L'attaccante Cristian Infantino ha regalato la vittoria e i primi 3 punti alla squadra allenata da Buonarrivo. I biancocelesti dell'Atletico Catania hanno subito l'intraprendenza dei siracusani. L'attaccante Reduseo divora 3 palle gol nella prima mezz'ora, Carrabino in failla. Hanno altre 2 occasioni ghiotte per un Belvedere che domina in tutto il primo tempo. A coronamento della pressione esercitata, i locali sbloccano al 40esimo grazie a Infantino che supera il portiere in uscita con un tocco sotto su assist di Carrabino. L'Atletico Catania esce alla distanza nella ripresa supremazia territoriale, ma una sola conclusione respinta dal portiere Cerruto su Randis. Nel finale Infantino fallisce il bis a tu per tu col portiere e nei 5 minuti di recupero Giardino è costretto all'uscita in barella per un colpo al capo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Di sport però parliamo, Canoa Polo, come sapete Siracusa è stata al centro di un fine settimana intenso e anche ricco di soddisfazioni perché la KST di Siracusa si è laureata per la seconda volta consecutiva campione d'Italia.
Si è chiusa con il trionfo della squadra siracusana la fase finale del campionato italiano di canoa polo. Lo specchio d'acqua del Molo Sant'Antonio è stato ancora una volta foriero di grandi soddisfazioni per i ragazzi della KST. La squadra siracusana infatti ha abbissato il successo dello scorso anno mantenendo lo scudetto tricolore sulle calottine. Sostenuto da un numeroso pubblico che ha assipato le banchine e i due ponti ortigiani, la KST ha superato in finale la formazione del Posillipo. I ragazzi per Paolo Arganese sono stati più abili e soprattutto più concentrati rispetto ai campani, prevalendo alla fine dell'incontro per 5-3. In rete sono andati Santino, Corvaia, Novara ed Emanuele con una doppietta. Al termine della gara, festa grande per la KST Siracusa, che per il secondo anno consecutivo conquista infatti il titolo italiano di canoa polo. La finale per il terzo posto è stata vinta dal Chiaveri, che ha sconfitto 8-5 lo Iomar Catania. Bene, si chiude qui il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, stasera arrivederci.